Alla vigilia il tecnico Zauli aveva definito Modena-Teramo il primo di tanti spareggi, una gara da non sbagliare, ma al Braglia gli emiliani si sono invece confermati la bestia nera del diavolo, vincendo così come all'andata al Bonolis e ricacciando ancora più in basso in classifica un Teramo bello a vedersi solo nel primo tempo. Al cospetto dei gialloblu si presenta un Teramo con un 4-3-2-1, il modulo è questo, con l'ultimo arrivato Branduani in porta a difesa dei pali dei biancorossi e Camilleri in panchina, non convocati Croce, Steffè e Capitanio, che nelle prossime ore saranno ceduti. In panchina Boulevardi, anche lui in lista di partenza. I canarini rispondono con un 3-5-1-1 e con Nole e Diop in avanti. Si gioca in uno stadio quasi deserto di fronte a poco più di 2500 spettatori. Nella tribuna laterale nord presenti una trentina di tifosi teramani. L'avvio di gara è equilibrato con i ragazzi di Zauli, che si lasciano però preferire per una manovra più spigliata. Al 17° il Teramo è già in vantaggio con Ilari, che su cross di Di Paolo Antonio indisturbato mette in rete di testa alle spalle del portiere modenese. La formazione di casa non ci sta, mentre i tifosi dagli spalti contestano il presidente Caliendo. Al 23° il pareggio locale sembra cosa fatta. Calapai crossa a centro area per Diop, che con un tiro violentissimo manca di un soffio il gol dell'1-1. Al 31° c'è un tiro di Schiavi dalla distanza per il Modena, con la palla che termina al lato. Ancora Teramo qualche minuto dopo, con Di Paolo Antonio che serve Carraro, che di testa mette ancora di un soffio al lato. Al 39° contropiede di Sansovini, che supera con un pallonetto anche Manfredini, e con Accardi che va poi a salvare alla disperata sulla linea di porta. Il Teramo meriterebbe il doppio vantaggio, ma il primo tempo si chiude invece sull'1-0. Nella ripresa si ricomincia con il Modena, che presenta in campo Milesi e Laner per Accardi e Aldrovandi. I biancorossi sembrano controllare bene, ma al 6° c'è un malinteso fra Branduani e compagni, con Diop che ne approfitta andando a realizzare il gol del pareggio. Rianimata dalla rete dell'1-1, la squadra di casa inizia a premere, anche se al 9° Ilari di testa mette alto. Ma Diop è in agguato, e così al 13° sale ancora in cattedra il giovane senegalese, che va a superare per la seconda volta Branduani, portando in vantaggio la sua squadra. Zauli così tenta il tutto per tutto, mandando in campo Fratangelo e Petrella per Baccolo e Carraro. Squadra a trazione anteriore, ma con scarsi risultati, visto che Sansovini e compagni non riescono praticamente quasi mai a creare problemi alla retroguardia emiliana. Ci prova solo al 34° Petrella con un tiro centrale non irresistibile, che costringe però Manfredini alla parata in due tempi. Nel finale si infortuna nel Teramo anche Fratangelo, sostituito da Cesarini prima del generoso forcing finale della squadra del patron Campitelli, con la buona occasione di Sansovini, che al 41° di testa mette sull'esterno della rete troppo poco per tentare il pareggio, con una sconfitta che fa piombare il Teramo ancora più in basso in classifica. E nel prossimo turno con il Sant'Arcangelo non si potrà davvero sbagliare.